Mercedes classe E, e andremo a fare non la recensione perché ancora non posso guidare che non ho la patente, ma andremo a vedere le sue specifiche elettroniche, cosa ha di speciale in ambito tecnologico questa macchina stupenda. E cominciamo subito dopo la sigla. Eccoci qua, come ho già detto non la guiderò, ma andremo a vedere perché questa macchina è così speciale. È speciale perché è una delle macchine con più tecnologia presenti sul mercato. Esatto, è la nuova Mercedes Classe E modello 2016, sì, e dell'anno scorso, si merita di partecipare a questo video. Andiamo a vedere prima fuori e poi dentro. Siamo qui, vi chiedo scusa se c'è un po' di rumore nel sottofondo, ma sono all'aperto, comunque non perdiamo tempo. Allora, analizziamo la fiancata. Questa è una 4x4, una 4 ruote motrici, è un mix tra eleganza e sportività. Infatti il nuovo modello, adesso faremo un tour panoramico esterno, il nuovo modello è davvero molto sportivo, con questi nuovissimi e bellissimi fanali. Purtroppo non c'è più la stella, la bellissima stella che troviamo qua su, classica della Mercedes, ma c'è semplicemente qui attaccata, però rimane sempre questa qui davanti. Andiamo a vedere il laterale, ho scelto questo colore, logicamente, ma non è mia, questo colore, il classico colore, davvero molto bello, anche se disponibile in vari colori. Dopo andremo a vedere il suo interno, continuiamo a vedere la fiancata, anche le ruote qui non sono troppo nuove, ma sono le classiche della Mercedes. E questa qui, ragazzi, è proprio la regina delle berline, la Mercedes Classe E 2016 4MATIC. Non ci interessano adesso i cavalli di questa macchina o comunque tutte le sue caratteristiche che andremo a vedere dopo. Volevo dire due cose a questo proposito. Allora, innanzitutto, una cosa che un po' fa una carta di stile sono questi qua, sono i bocchettoni sia che ci sono presenti sia a sinistra sia a destra, che in realtà non sono per la marmitta ma sono solo per estetica. Infatti, come potete vedere, qua dentro non c'è assolutamente niente, è solo un tocco d'estetica, però un po' ridicolo, diciamo. Se ci fate caso e non ci fosse scritto qui Classe E 4MATIC, assomiglia molto a una Classe C. Certo, la sua parte più elegante che la distingue rispetto alla Classe C, perché la Classe C è, diciamo, molto più sportiva e un po' più piccolina, anche se non troppo, però ci assomiglia abbastanza. Il tetto comporta queste righe nere, ma adesso entriamo nella parte clou, ovvero il dentro, quello che rappresenta tutte le novità. Entriamo subito. Ma ora non perdiamo tempo, entriamo. Questo è il nuovo telecomando, che è abbastanza diverso da quello vecchio. Adesso andremo a vedere tutti i dettagli. Comunque si ricarica da un vano all'interno della macchina, e poi non serve infilare la chiave, perché basta, la macchina rileverà automaticamente la chiave e di conseguenza partirà. Non fa alcun tipo di rumore quando si accende, non fa né beep né altro, ma si può impostare delle impostazioni. E anche gli sportelli, come potete vedere se andiamo a chiuderli, sono davvero molto silenziosi, molto fatti bene. Dunque ora entriamo e voilà, eccola qui in tutto il suo splendore. Andremo a vedere adesso tutti i dettagli. Eccoci qui, ho spostato indietro un po' il sedile così ci stiamo. Lo spazio comunque è davvero ampio, sia davanti sia dietro. Il retro lo andremo a vedere dopo. In macchina, come potete vedere, si sta bene, fa anche più caldo perché fuori fa freddo. E potete già notare subito la novità. Le novità presenti qui praticamente cambia tutto. Qui abbiamo un bellissimo vano con tutti i 4, 5, di conseguenza anche 6 espositori per l'aria calda e fredda, che si può essere scelto sia in alluminio sia in legno, davvero una cosa bellissima. Andiamo allora, prendiamo il freno, andiamo ad accendere la macchina, così vi faccio vedere la chicca di questa macchina, ovvero i due schermi. La chiave va riposta, appunto non va inserita perché si accende la macchina con questo pulsante, ma va riposta nel suo vano, qua in basso, come potete vedere, nel suo vano non si vede molto, che permette però la ricarica. Prendiamo il freno, andiamo ad accendere la macchina. Eccoci qui, si è accesa la macchina. Andremo a esaminare anche i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay. Allora,
vediamo subito la caratteristica di questa macchina. Due schermi da 12 pollici, uno con il tachimetro e le impostazioni del volante, e uno multimediale. Allora, torniamo nella home di questo sistema multimediale e andiamo ad esaminare tutto quanto. Allora, come potete vedere, la macchina è dotata anche di queste luci finissime del colore blu, che si possono disattivare tutto dalle impostazioni, perché è davvero ricchissima di impostazioni. Allora, esaminiamo un po' i pulsanti. Qui abbiamo, vabbè, i classici pulsanti del finestrino, della maniglia. Abbiamo i sedili riscaldabili, che è davvero una cosa fantastica, soprattutto in questo periodo abbastanza invernale di novembre. Qui abbiamo il volante, il clacson, due levette che onestamente ancora non so cosa servono, e questi sensori per, diciamo, e le levette per il tergicristallo, il parcheggio e tutto quanto. Sul volante abbiamo questi qui, che sono controlli touch per spostarsi qui. Guardate, infatti io mi sto muovendo, come possiamo muoverci anche da questa manopola touch, oppure semplicemente scorrere. Togliamo la musica, se no, diciamo, mi blocca nel video per copyright. Abbiamo questa parte qui che è completamente nuova. Il volante, come potete vedere, non è tutto tondo, ma in questa parte qui è squadrata. Comunque, stavamo parlando di questo. È completamente nuovo, è fornita di questo bellissimo orologio, che a me piace davvero un sacco, e poi tutti i comandi, questi, quello che analogici, quel poco che è rimasto non digitale. Qui abbiamo delle scorciatoie rapide per spostarci in questo menu, per avviare direttamente il navigatore e la radio, altrimenti si fa tutto da qui. A me piace molto questa nuova novella. Andiamo a esaminare il display. Abbiamo il navigatore, guardate quanto è bello, quanto è grande. Poi abbiamo la radio, i supporti, che si può connettere fino a 5 telefoni. Telefono Mercedes Connect. Questa macchina è disposta addirittura del browser internet, e può fare anche da router, da hotspot wifi. Come potete vedere, qui fa vedere infatti il segnale e la batteria. Qui abbiamo un Mercedes Benz app. Tramite l'app della Mercedes, che andremo a vedere dopo, probabilmente si può verificare la localizzazione della macchina, vedere dove si trova, lo stato della benzina e molto altro. CarPlay, che lo andremo a vedere, Android Auto, che sono i due sistemi per Apple e Android per connettere il telefonino in modo smart. Android Auto non lo andremo a fare, perché io non ho un telefono Android, ma andremo a vedere Apple CarPlay, bellissimo. Poi, se ci spostiamo sempre roteando la manovella, andiamo vettura e sistema. In vettura possiamo vedere praticamente lo stato della macchina, l'assistenza, il consumo, il vero consumo. Andiamo a vederlo insieme. Sono circa 9,8-10 litri, si fanno 100 km. Poi abbiamo vettura, abbiamo sistema. Scusate se non mette a fuoco, ma è colpa della fotocamera, dove potremo appunto modificare gli stili del display, stili, perché davvero è tutto personalizzabile. Sportivo in questa maniera, che non mi piace per niente, giallo. Poi invece moderno è in questa maniera. Questo già è molto più carino, però io lo lascerò sul classico perché mi piace di più. Si adatta automaticamente. Adesso guarda, cambiano anche le luci, come avete visto, in base allo stile. Io, a me piace molto questo qui classico. Qui ci sono tutti i comandi, questo per il parcheggio assistito, poi questa è la freccina per tornare indietro, e questa è la cassetta per tornare alla home. Il tasto per accendere il secondo display quando la macchina è spenta, la manovella per il volume, che adesso andiamo a togliere. Qua dentro poi la macchina è disposta anche di due vani, uno qui come che abbiamo già visto prima per riporre la chiave col caricabatterie 12 volt e due portabibite, vabbè, quello lì per i documenti che adesso lasciamo stare. Qua dentro invece è un solito vano che c'è in tutte le macchine, dove ci sono anche due porte USB e una porta per la scheda SD per la musica. La connettività ne andremo a vedere dopo. Abbiamo visto il secondo display, abbiamo visto il primo, adesso andiamo a vedere, oltre a questi display che sono, diciamo, una parte fondamentale di questa macchina, andiamo a vedere una chicca davvero bellissima. Poi farò vedere dietro il soffitto, che non avevo ancora fatto visto, una parte che non ve l'ho ancora fatto vedere. Se noi clicchiamo questo pulsante, tenendolo premuto, apparirà il proiettore. Che cos'è? È praticamente un vero e proprio proiettore che ci proietta sul vetro. Non so, purtroppo, ecco, vedete che c'è uno zero? Eccolo qui. Questo qui è proiettato sul vetro, ragazzi. Se io tipo premo questo pulsante, vedete che scompare? È un proiettore che proietta sul vetro, quindi sulla strada in tempo reale, la velocità a cui stiamo andando, il limite di velocità e tanto altro. Adesso qui non metto a fuoco la videocamera, perché è fatto tutto da un gioco di specchi che si trova esattamente là, però è davvero comodo per il guidatore, che non si deve distrarre guardando in basso, ma può guardare la strada mantenendo, vedendo costante la velocità a cui sta andando. Andiamo a vedere
le luci, guardate che belle, si accendono piano piano e diventano davvero molto anche accecanti. Questa qui è la parte superiore dove c'è questo tasto rosso SOS, che davvero non ho mai provato e non ci tengo a provare. Poi abbiamo il tasto delle impostazioni, il tasto della luce di lettura, che penso che sia la medesima, e altri tasti. Qui abbiamo il classico specchietto con la lucetta, che c'è sia di qua, ciao, e sia di qua. Comunque abbiamo un ottimo audio che poi vi farò sentire. Cambiamo lato, eccoci qui, siamo sul bellissimo retro, come vi ho detto, sportelli con la luce, speaker audio, un audio davvero fantastico, sedili, questo modello con sia pelle sia stoffa, davvero un velluto bellissimo. Queste sono le tasche posteriori, che sono quelle, devo dire, un po' bruttine, forse la cosa meno bella. Lo spazio, allora, così il sedile al massimo rimane comunque un bel rito di spazio e si riesce a entrare, a starci senza alcun tipo di problema. Chiudiamo, sportello silenziosissimo. Allora, qua su in alto abbiamo la luce, ce l'abbiamo anche da quell'altra parte, in parità delle maniglie. Qui abbiamo semplicemente il nostro diffusore dell'aria condizionata, che questa monopolina che avete visto anche davanti serve per chiuderla, col portasacene e la presa 12 volt. Giriamoci, questo è il retro, come potete vedere. Abbiamo qui il cassettino segreto che c'è in tutte le Mercedes, quindi non è un'esclusiva di questa qui nuova. Andiamo ad aprirlo e praticamente possiamo nascondere il giubbotto, ed è disposto anche di due portabicchieri. Torniamo davanti e andiamo a vedere come funziona Apple CarPlay. Allora andiamo a connettere l'iPhone. Per comodità lo farò tramite cavo, anche se è assolutamente possibile farlo via Bluetooth. Infatti nelle impostazioni supporti potremo connetterlo alla chiavetta o comunque qualsiasi telefono via Bluetooth, però lo farò via cavo. Allora basterà aprire il cofanetto qui, inserire la USB nella seconda porta, perché la prima è solo per USB, la seconda è per i dispositivi multimediali. Volendo possiamo, se ci dà fastidio, possiamo anche chiudere questo, tanto nel centro, guarda, tanto nel centro è disposto di questa uscita per far scorrere i cavi. Tiriamo fuori il mio telefono, il mio iPhone 6S, e immediatamente, appena andremo a collegarlo, saluto i miei amici della classe che mi mandano i messaggi, appena andremo a collegarlo, guardate, qui verrà in carica, lì verrà la scritta avvio di Apple CarPlay in corso, si avvia veramente in automatico, quindi da Apple CarPlay. E qui in questo fantastico schermo, guardate, abbiamo lo schermo del telefono, che si potrà tranquillamente regolare dalla manovella qua sotto. Andiamo a vedere la musica, le mappe, i messaggi, riproduzione, poi l'app Mercedes per tornare indietro, podcast, audiolibri, Amazon Music se avete l'app, MyTunes, la radio se avete l'app, e Spotify. Andremo a vedere esattamente tutto. Il bello, la cosa bella, che funziona tutto con Siri. Clicco il telefono, Siri, chiama Maria Mughetto. Chiamo Maria Mughetto. E in caso voi non vorreste chiamare con Siri, potete scorrere tranquillamente da tutti i contatti. Questo con Apple Car. Adesso andiamo a vedere, sentite il viva voce, è davvero fantastico, come tutto l'audio che andremo a vedere fra pochissimo. Signora Maria, sto facendo la recensione della macchina, lei come mi sente? Io la sento bene, grazie Federico, ti sento molto ma molto bene. Merito dell'audio delle Mercedes. Alla prossima signora Maria, grazie. Trusciamo dal vano telefono e andiamo a sentire il fantastico audio di questa macchina. Alziamo il volume dalla manovella. Come potete vedere si sente davvero da Dio. Non so se dalla telecamera si percepiscono i numerosi bassi di questa macchina, che si possono tutto regolare da qui. Possiamo addirittura scorrere e vedere tutta la nostra libreria musicale, andando giù in aggiunti vediamo album ad esempio, e possiamo scorrere tra tutti gli album. Davvero è organizzato benissimo. Apple CarPlay funziona benissimo. Possiamo vedere, vediamo i brani. Ehi Siri, riproduci Go Fuck Yourself. Portiamo avanti. E questi sono i bassi, pronti? Io sono Federico Sgambeluri e questa era la prova della Mercedes Classe E 2016 Berlina.